Buonasera. Buonasera e benvenuti al teatro della Scuola di Musica del Garda. Di solito dopo questo annuncio arriva un fragoroso applauso, ma naturalmente di questi tempi non è possibile. Per noi è la prima diretta streaming da questo teatro per una serie di cinque appuntamenti che si declineranno nell'arco del mese, in 5 mesi, un appuntamento al mese. Siamo in streaming stasera per questo concerto, perché in realtà è un'occasione didattica per i nostri studenti, nata così quest'estate, per proporre, fare delle proposte ai nostri studenti di realtà che hanno realtà musicali del nostro territorio che stanno seguendo dei particolari percorsi che per noi era interessante poter far conoscere ai nostri allievi. La direzione artistica di questa rassegna è affidata a due nostri maestri della scuola di musica, il maestro Andrea Gaioni, insegnante di chitarra, elettrica e acustica, e Riccardo Barba, insegnante di pianoforte classico e moderno. Quindi, dicevo, gli artisti bresciani, quindi la creatività che stasera è rappresentata qui con due amici, ma soprattutto due grandissimi artisti, che sono i Moai, in una formazione di duo, Valentina Comelli alla voce e Matteo Mantovani alla chitarra. Siamo veramente contenti di averli qua con noi, perché naturalmente, oltre ad avere una storia anche come insegnanti qui alla nostra scuola, sono due grandissimi professionisti. Sicuramente i nostri ragazzi si beneficeranno di questa loro capacità e di questa loro professionalità. Non mi dilungo tanto, perché naturalmente la cosa importante qui è la musica e poi soprattutto il loro racconto. Ringrazio naturalmente la direzione artistica di Andrea Gaioni e Riccardo Barba. Ringrazio Giancarlo Bondoni per il sostegno tecnico e ringrazio anche l'amica Tea Pasini, che stasera ci ha offerto appunto la sua presenza per delle fotografie che appunto renderanno ancora più bella questa serata. Quindi vi lascio alla musica, ai nostri due grandissimi artisti, Valentina Comelli e Matteo Mantovani. Grazie e buon ascolto.
Buonasera a tutti, benvenuti, vi diamo anche noi il nostro benvenuto questa sera. È un po' strano parlare davanti a un pubblico che dobbiamo immaginare, che non riusciamo a vedere, ma sappiamo che ci siete, anzi vi ringraziamo per esservi uniti a noi. Noi siamo Moai, o meglio, una piccolissima parte dei Moai, che in realtà sono ben sette. Questa sera li rappresentiamo e vi raccontiamo qualcosa di noi. Vi facciamo ascoltare un po' delle nostre canzoni in una veste acustica, quindi un po' così spogliata, se vogliamo, ma che è molto vicina al modo in cui queste canzoni sono nate, quindi voce e chitarra. Io e Matteo Mantovani siamo gli autori dei brani e quindi effettivamente li stiamo riportando un po' alla loro versione di partenza e speriamo che vi piacciono e naturalmente che vi invoglino anche ad andare a ascoltare cosa sono diventati poi cosa sono diventate queste canzoni poi sul disco che le ospita. Però andiamo con calma. Quello che avete sentito adesso era The House, non aveva nessun obiettivo questa canzone, quindi poteva essere anche brutta, poteva anche essere brutta. Ci abbiamo giocato un po' ed è finita che è diventata non solo il primo brano che trovate sul disco, ma anche il brano di apertura dei nostri concerti, in genere con gli archi e con tutto quello che poi lo ha arricchito. Quindi questa era The House on the Beach. Il prossimo brano invece si chiama So Strange e è una canzone dedicata, a noi piace dire così, agli strani, a quelli un po' strani come noi, quelli che non trovano mai bene un posto dove stare, un posto dove mettersi, che hanno un po' l'impressione anche di essere sempre fuori tempo, no? E così ci voleva una canzone che parlasse anche di loro e quindi così è nato questo brano, So Strange. Dreamt about the ocean waves.
questo silenzio dopo ogni canzone è sempre un momento un po' strano da affrontare, però noi, voi non lo sapete, ma qua attorno ci sono dei bravi volonteriosi che ci fanno dei timidi applausi. Quindi li ringraziamo per questo e anche perché ci stanno dando una grossa mano con tutto l'aspetto tecnico. Sì, poi volevo anche ricordare, Vale, chi ci segue a casa può ovviamente scriverci. Certo. Noi abbiamo la nostra regia che ci può, ecco, Riccardo, che ci può tradurre i vostri messaggi. Quindi se sono carini però, esatto. Li vogliamo solo se sono belli, oppure se sono delle domande, se volete chiederci qualcosa, se siete curiosi, se c'è qualcosa che così che esatto, vi interessa. Infatti, come diceva prima Alberto, purtroppo questa serata avremmo dovuto farla qui, diciamo, in presenza, in diretta, dal bellissimo teatro della Scuola di Musica del Garda. Peccato essere, diciamo così, lontani, però... Ma ci siamo. Però esatto, siamo anche vicini, se volete chiederci qualsiasi cosa, noi siamo qua. Esatto. Il prossimo brano parla di un'attesa. Avrete notato che le nostre canzoni sono in inglese, perché per qualche strano motivo, non sappiamo bene neanche noi come mai, ma è venuto naturale scriverle così. Qualche volta sono nate direttamente in inglese, e quindi... con una loro vita propria, e le parole sono nate, avevano già la loro musica. Qualche altra volta invece magari erano pensieri in italiano che sono stati tradotti, rimaneggiati e trasformati per diventare una canzone. È il caso ad esempio di questa, di Waiting. Starts raining.
Vuoi dire qualcosa sul prossimo brano? Matteo Mantovani, alla chitarra. Sì, che devo mettere a capotasso. Ah, allora devi dirmelo così io prendo tempo e tergiverso un attimo. Allora, sì, parlando... Vale parlava un po' della genesi di questi brani, no? Questo è un brano che fino alla fine non ha avuto esatto un vero e proprio vestito, se non proprio il giorno in cui l'abbiamo registrato in studio col maestro Barba, il maestro Ricchiadei, il maestro Zigliani, abbiamo scritto la parte proprio di archi che sentite nel disco. E che qui dovete immaginarvi. Esatto, con molta fantasia. Invece questa che sentite è proprio la versione nuda di come il pezzo è nato a casa, chitarra, la chitarrina e voce. It's only up to you. Questa era Don't Blame Me, non dare la colpa a me. Penso sia un buon momento questo per raccontarvi che cosa significa Moai, perché ha un significato molto bello, non è una parola che abbiamo scelto a caso e non sono le statue dell'Isola di Pasqua, come forse qualcuno potrebbe pensare. No, non, anche tu vedi. No, non sono le statue dell'Isola di Pasqua. Moai in realtà è una parola che viene dal Giappone, con sottofondo musicale, attenzione. È una parola che viene dal Giappone, più precisamente da Okinawa, dove c'è una delle cosiddette blue zone,
C'è una di quelle zone del mondo dove la gente vive più a lungo in assoluto. C'è un altissimo tasso di ultracentenari. Questa cosa sembra sia dovuta sicuramente al clima, allo stile di vita. Sono un po' meno stressati di noi, mangiano meglio, tutte queste cose qui che un po' sappiamo. Ma non solo. C'è anche questa cosa curiosa. La loro società è fondata su un sistema di piccoli gruppi, di 5-6 persone circa, che così li tiene legati in qualche modo per tutta la vita. C'è addirittura un registro in cui sono registrati i membri di ogni gruppo. Queste persone tra di loro si aiutano, si supportano nel momento del bisogno, ma non solo, condividono anche le cose belle, passano il tempo, hanno degli hobby, organizzano feste o comunque in qualsiasi momento dell'esistenza possono aver bisogno della presenza di qualcuno, quel qualcuno c'è e risponde. Questo dura, come dicevo, per tutta la loro esistenza e fa sì che nell'arco della loro vita non finiscono mai per trovarsi da soli, per sentirsi soli, non sperimentano mai la solitudine. E pensate un po', sembra che questo aiuti a vivere meglio e molto più a lungo. Questi piccoli gruppi, queste piccole reti di supporto reciproco si chiamano Muay ed è da qui che noi abbiamo voluto prendere il nostro nome, perché ci piaceva l'idea che se ci si abbraccia tutti in qualche modo la vita dura di più ed è un pochino meglio. E in questo momento soprattutto in cui siamo costretti a stare lontani e stare distanti, così è un pensiero forse ancora più prezioso da fare. Dopo questa introduzione molto così toccante, è il momento di un brano invece molto energico che Matteo canterà con me, un brano che ho scritto, che gli ho fatto sentire ben prima che i Muay fossero anche solo un'idea e che ci ha fatto un po' schifo all'inizio. O sbaglio? E capita anche questo, che una canzone nasca e non funzioni, non giri bene. Non sapeva bene da che parte andare. Non sapeva bene da che parte andare. Per un po' è stato anche addirittura un gospel, non so se ricordi, c'è stato il periodo gospel di questo brano, poi è finito in un cassetto, l'abbiamo messa lì e mi ha detto, vabbè, verrà il tuo momento, non è questo, verrà il tuo momento, il gospel lo rimandiamo a tempi migliori. E poi invece il suo momento è arrivato, ha trovato la sua veste e non solo, è uno dei brani che dal vivo, quando c'è tutta la band, che poi nominerò, perché adesso lancio così, qua e là, continuo a dire che siamo in tanti, che c'è qualcun altro, insomma, no, ma poi li nomino bene. Quando insomma siamo dal vivo è un brano dove ci piace anche improvvisare e lasciare spazio alla musica così come viene sul palco. Questa è Got to Tell You Something. Thank you.
Qualcosa abbiamo improvvisato anche qui, anche se in due. Senti, e belli carichi, perché noi facciamo fatica a capire se riusciamo a scaldarli, ma ci proviamo, ce la mettiamo tutta. Te la ricordi quella sera in cui è andata via la corrente? Perché c'è anche da dire questa cosa, e fanno le corna da dietro le quinte dicendo non adesso, non parliamo di corrente che salta, temporali, cose. Però c'è stata una sera in cui è andata via la luce, e qualcosa bisognava fare, non si poteva più continuare a guardare il film che in quel momento stavamo guardando, e ovviamente, vabbè, se uno non c'è niente da fare potrebbe anche scrivere una canzone, perché no? Potrebbe addirittura... Anche magari pensano male. Scrivere una canzone. Potrebbe addirittura scrivere una canzone e intitolarla La ninna nanna del temporale, giusto? Yes. Intanto il maestro Mantovani ha cambiato la chitarra. Perché, dillo tu, perché è un vezzo, sì, volevi no, la quella no. Dal colore diverso? No, non è per questo. È solo giusto? Per una questione di accordatura, infatti questa chitarra è accordata non standard, accordatura standard, ma in accordatura open G, cioè in sol aperto. Così era un suono un po' più Irish, diciamo. Irish, un po' più infatti questa canzone qualcosa di Irish ce l'ha, giusto? Mm-hmm. È una ninna nanna del temporale, che però... come dire, in realtà non deve farvi addormentare, ma anzi, quasi quasi vi deve tenere un pochino svegli. Lullaby of the Storm. Stay your way, it should go. It's funny, your slowness.
time to keep in. Stay in my arms now. Lay here with me. Sleep, oh sleep on my chest. Rest upon my skin. Sleep, oh sleep, here comes the night. Prima Matteo ha giustamente nominato uno dei componenti della band che di solito ci accompagna, che è Daniele Richiedei, che suona il violino. E insieme a Nicola Ziliani al contrabbasso, normalmente rendono il brano che vi faremo ascoltare tra un secondo, come dire, speciale, mettiamola così. Perché anche questo è un brano che è nato voce e chitarra, come lo ascolterete questa sera, ma poi Daniele ci ha fatto questo regalo immenso, arrangiandola per un quartetto d'archi, che potete ascoltare appunto nel nostro album, e ha trasformato questa canzone, che già di per sé per noi aveva un significato particolare, in qualcosa di ancora più magico. Si chiama My Darling Child, cara bambina mia. E così ve la voglio tradurre un attimo, perché magari non tutti, come dire, hanno dimestichezza con l'inglese, non tutti capiscono tutto quello che stiamo cantando, quindi qualcosa ve lo accenniamo sul contenuto. Questa però forse merita così di essere capita bene, perché è vero, è un augurio per una bambina, ma vale un po' per chiunque, credo. Cara bambina mia, sei nata oggi, attesa così a lungo. È tutto pronto. Io sono a metà del mio cammino e questo è il momento perfetto per te, per arrivare. Che tu sia benvenuta da questa parte, cara bambina mia. Ci sono strade davanti a me e lunghe strade dietro le mie spalle. Ho ancora così tanto da insegnarti e così tanto ancora possiamo imparare insieme. Sei spuntata dal niente, così, nel bel mezzo di un temporale, il momento esatto in cui avresti dovuto arrivare. Che tu sia benvenuta da questa parte, cara bambina mia. Ti auguro di condividere il tuo tempo prezioso, ma ti auguro anche di essere sola qualche volta. Devi andare giù in profondità per trovare la fonte che alimenta il fiume della tua anima. Non avere paura. Io ti guarderò sempre le spalle, perché questo è il tuo momento. Che tu sia benvenuta da questa parte. Cara bambina mia, my darling child.
Precious time, but I wish for you to be alone sometimes. You need to call it down to find the spring that feeds the river of your soul. I'll always watch your back for the time has come. Be welcome on this side, my darling child. Presentala tu, Matteo, la prossima canzone. Allora, la prossima canzone è stata la prima che abbiamo fatto uscire, diciamo, quella prima del disco. Quelli veri direbbero il singolo del disco, no? Il primo singolo. Primo singolo. Beh. Un pezzo al quale personalmente sono molto legato perché mi piace molto, secondo me. Sei venuta bene, dai. Beh, anche perché forse è stato il primo brano che ha trovato un senso compiuto e che ci ha fatto dire, ma sì abbiamo dai, trovato un sound che forse qui ci molto. Siamo, forse questi potremmo essere noi, in qualche modo. Perché qua sentite gli archi nel disco, le chitarre baritone, infatti qua stasera gli arrangiamenti sono tutti molto acustici, come potete sentire, chitarra e voce, basta. Nel disco invece le chitarre abbondano. Siamo divertiti. Abbiamo anche la seconda chitarrista, che è salutiamo Cristina Gaffurini, visto che manca, non l'abbiamo ancora nominata. Nominiamo anche Paolo Zanaglio, che in genere ci accompagna alla batteria. E poi, per ultimo, per chi non ci sta tanto simpatico, anche Riccardo Barba al pianoforte, che fa il finto tonto, ma c'è anche lui di solito nei Muay, giusto? Infatti sì, prima faceva il brillante, diceva aspetta che vi metto due notine qua col piano, mi sembra, guarda l'ispirazione del momento, sembra quasi che io l'abbia sempre suonata questa. Stasera lucista invece. Lucista. Stasera lucista, esatto. Grazie. Ok, vado. Questo è September.
open up my eyes this morning, and the autumn fell down over me. My skin is waiting out about its cool, cool breeze, still covered with sand and salt and sea. Promise to my eyes a place they've never seen before. Lately, more than ever, I've been lost. And it was dressed in white. A long, long train of music lives and falls. October, my old friend, your flaming sunset, see they come. My red gospels of months spent in the dark. You were surrounded by the light, my dear. In my own place, I've always loved so much. You smiled away, I've never seen you smile. With those same old naughty eyes of yours, wouldn't it be wonderful to hold each other sad? May your foolish heart always remind resounding endless echoes of happiness you heard. Teardrops here and there, but never mind. You took her hand right in the proper way, and all around the air shimmer and glow, looking at each other as we dream to be looked at, and what you see cannot even be guessed. Finger crossed on never-ending dreams, and all you know to make sense of it all is that when the hearts of the ones you love is full, it runs out to refill your heart as well. Wouldn't it be wonderful to hold each other's hand? May your foolish heart always remind resounding endless echoes of happiness you heard. Teardrops here and there, but never mind. Wouldn't it be wonderful to hold each other's hand? May your foolish heart always remind resounding endless echoes of happiness you heard. Teardrops here and there, but never mind. Come va? Ci sono ancora o sono già scappati tutti? Ci sono tutti. Dicono ancora cose belle o cominciano a insultarci? Tutti bravi, tutti e due. Bellissima io la canzone. Ah, ok, grazie. Ovviamente scherzo. Franca Scolari è la mia mamma. Ammettiamo subito. Grazie mamma, che ci sei sempre. Questa era la mia mamma, Simone andava detto perché sennò sempre. Cioè, Simone Bertanza invece dice: che buio, ok. Questo era un complimento al lucista Riccardo Barba, in realtà, giusto? Allora, noi in realtà siamo già a buon punto, siamo già quasi addirittura d'arrivo. Quindi, se avete qualche bella domanda da farci, fatecela perché questo è il momento. Mi raccomando, non domande scomode, le domande difficili. Fatele, ma risponde Matteo Mantovani.
io rispondo a quelle carine, simpatiche. E intanto vi racconto la prossima canzone, che è diventata, come dire, questo disco dovete sapere che è stato registrato ad agosto di 2 anni fa, praticamente ormai, perché siamo nel 2021, convinti, vabbè dai, fatto, registrato, adesso lo prendiamo, lo buttiamo fuori, come si dire, lo facciamo uscire, pubblichiamo il primo singolo che è uscito alla fine a gennaio, settembre appunto, e poi, come tutti sappiamo, quello che doveva essere a primavera faccio, appena arriva la primavera vado, grandi progetti, chiaramente si è bloccato tutto e siamo stati tentati di rimandare, di tenercelo lì ancora un po', però quando si ha tra le mani qualcosa poi si ha anche voglia che trovi la sua strada, no? Che viaggi e faccia il giro che deve fare. E quindi ci abbiamo pensato un po' e abbiamo deciso, ma sì, dai, a maggio, fine maggio, visto che già si cominciava a poter almeno mettere il naso fuori casa, lo facciamo uscire. Abbiamo preso spunto, tra l'altro, dalle idee brillanti del buon sempre Riccardo Barba, questo praticamente è un concerto dedicato a Riccardo Barba nel frattempo, e abbiamo pensato, va bene, non possiamo fare i concerti, la gente non può venire a sentirci, come forse immaginerete, per chi fa musica il modo migliore per entrare in contatto col pubblico, banalmente anche per vendere i dischi, perché questo che facciamo in fin dei conti sono i concerti, quindi niente concerti, come facciamo a farlo arrivare alle persone questo album che è stato aspettato, che è stato atteso, e quindi appena è stato possibile così ci siamo armati di buona volontà e siamo andati un po' a portarlo casa per casa chi ce l'aveva chiesto. E devo dire che è stato anche un momento molto bello, con tutte le precauzioni del caso, le distanze, le mascherine, ma è stato un modo un po' per ritrovare forse anche gli abbracci che c'erano mancati nei mesi prima. E poi è venuto il momento di far uscire un secondo singolo, che fa ridere, ma l'abbiamo fatto. Abbiamo fatto anche il secondo singolo, esatto, che è questo. Secondolo. Il secondolo, questa è brillantissima. Questa fa capire che è il momento di tagliare. Taglia, questa taglia, dopo la leviamo. Non è vero, siamo in diretta, non possiamo tagliare. Tra l'altro parlavi dei dischi, ma voglio ricordare che noi ne abbiamo ancora, insomma, di copie fisiche. Certo che ce ne sono ancora, assolutamente sì. Le possiamo Potete scrivere portare. Alle nostre pagine Facebook e Instagram, @moai.official, facile, facile. Potete anche scrivere alla Scuola di Musica del Garda, se volete, perché la Scuola di Musica del Garda che ci ospita, anzi, cogliamo l'occasione anche per ringraziare Alberto Cavoli che ci ha invitato, il maestro Gaglioni e Riccardo Barba che sono qui dietro le quinte, Giancarlo che ci ha dato una grossa mano prima, insomma, cioè, per fortuna che voi non sentite le battute del maestro Andrea Gaglioni, per fortuna, insomma, tutto questo giro per dire che è uscito il videoclip del secondo singolo a novembre, quindi un po' di mesi dopo l'uscita dell'album. Ed era questa canzone. Siamo andati al teatro Centro Lucia di Botticino e abbiamo registrato questo videoclip che trovate su YouTube, perché alla fine i mezzi di oggi, per quanto possiamo criticarli, ci aiutano anche nel rendere più visibile la musica in tutti i sensi, no? Quindi abbiamo pensato di sfruttare anche questo aspetto, di farla arrivare anche attraverso le immagini. Abbiamo cercato di riprodurre un po' quello che siamo noi. E così che potete cercare Turn the Light Off, spegni la luce, che è una canzone per quei momenti in cui i pezzi non si incastrano, non la spegnere davvero però la luce, cioè non troppo, bravo, perché sennò siamo proprio al buio, no scherzo, questa è Turn the Light Off. When all you need is time.
Nostalgia del live. Che voglia del palco, che voglia delle persone davanti. Noi sappiamo che voi ci siete in questo momento, ma dobbiamo, potevamo mettere dei cartonati davanti, qualcosa che almeno uno, cioè senza offesa, nel senso Alberto sei bellissimo, grazie, ti ringrazio molto per il tuo contributo, però come dire, per rimpolpare un po' la scena. Prossimo pezzo invece è credo l'ultimo, no, della serata. Sì, è l'ultimo, è l'ultimo. E di solito è anche è l'ultimo, sì. Si fanno cenno di no. Mi sa di sì, anche perché abbiamo suonati tutti, esatto. Tutti quelli che potevamo suonare del nostro esatto. Disco. Del pezzo che di solito chiude i concerti, no? Esatto. Che chiude anche il disco in realtà. Esatto. Perché c'è un motivo. Perché questa è l'unica canzone che ascolterete effettivamente così anche sul disco. Perché abbiamo proprio pensato che, visto che siamo in tanti, visto che abbiamo volutamente cercato un suono che avesse dentro, come dire, i colori e le anime, le caratteristiche di tutte le persone che lo creano, che sono musicisti che vengono da mondi diversi, perché qualcuno di noi ha un trascorso nel jazz, nella classica, insomma, abbiamo trovato questa strada che, se vogliamo, si avvicina al folk, ma ha anche tante altre sfumature e poi abbiamo pensato però che alla fine l'inizio e la fine di tutto è comunque quello che avete sentito questa sera, quindi la voce, una melodia molto semplice, due voci anzi, e la chitarra a trovare il tappeto giusto, l'accompagnamento giusto che possa dare risalto a quella piccola idea che c'era all'inizio. E quindi questa è Kala Lilis ed è anche il brano con cui in qualche modo vi salutiamo. Poi ciao ve lo diciamo anche dopo, però in musica vi salutiamo così. Once I had a lover at my feet, bending. Tons of broken promises. I remember I was pretty sure he would shatter all of me. But when the game was over, I found myself alive and free.
Once I had a friend, he was always by my side. Red, red carnations, like a lighthouse in the night. I remember one day the wind blew harder and he lost his way home. I guess it happens all the time when you run around and once I was a wasteland, a land where nothing grew. White color lilies in bloody empty rooms. I remember the day you came in and gathered around my Grazie tantissimo Valentina e Matteo, ci avete fatto sognare questa sera e penso anche che da quello che ho potuto leggere nei commenti ha sognato anche molta gente a casa, ecco. È stato un sogno anche per noi ritrovarci qua in questo teatro con una musica dal vivo, che significa comunque continuare, crederci e nonostante tutto andare avanti con le proposte e con i progetti. La scuola nostra non ha mai smesso di funzionare perché adesso in zona rossa naturalmente abbiamo tutte attività online, speriamo presto di tornare e cambiare colore in modo tale da poter poi ritornare in presenza. Io mi auguro che in tempi migliori si possa riascoltarvi magari anche con tutto il gruppo al completo. Molto volentieri. Che sarebbe veramente una bellissima occasione per riascoltare ancora queste canzoni con dei nuovi arrangiamenti. E ringrazio ancora i maestri Andrea Gaioni e Riccardo Barba che hanno supportato tutta la, oltre alla parte artistica di contatto con i musicisti, la scelta proprio culturale del percorso, anche stasera sono entrati nelle vesti di tecnici audio e tecnici luci. Benissimo, ci sono entrati in queste vesti. Ringraziamo sempre anche il nostro super Giancarlo Factotum e poi avremo piacere di vedere le foto di Tea Pasini, che ringraziamo ancora per essere stata qua con noi. Non possiamo sicuramente, come ogni buon concerto, lasciarci così, ma vi chiediamo un bis. Ho visto che nell'elenco dei commenti c'è stata una signora che ha apprezzato molto Darling Child. My Darling Child. Quindi okay. Vi chiederei se potete riproporcela, certo. Così e chiudiamo. E grazie a tutti per questa diretta. Ci vediamo alla prossima, che sarà il 17 di febbraio. Chi lo sa che riapriranno i teatri per quel giorno lì. E magari le dita, ci si trova tutti qui con Minelli, giusto? Che prossimo appuntamento, comunque tutti gli appuntamenti li trovate sulla pagina Facebook, sono già sotto forma di eventi, li potete consultare. Grazie ancora a voi e buona serata a tutti. Grazie a te Alberto e grazie a voi che siete stati con noi, ci avete fatto compagnia e così ci avete fatto per un attimo sognare qualcosa che, credetemi, per chi fa musica è davvero un miraggio in questo momento, ma
è un po' il nostro nutrimento, quindi grazie davvero della compagnia virtuale che ci avete fatto e speriamo di aver ricambiato in qualche modo il favore. E a presto, ci auguriamo. Noi siamo Moai. Coming up right in the middle of the storm, perfect time to come. Be one on this side, my darling child. Be afraid, I'll always watch your back for the time has come. Me on this side, my darling child. Time.